Bene, cari videogiocatori, benvenuti dal vostro Danimania Retro Games and More. Come vi avevo accennato al gameplay della volta scorsa, oggi andremo a vedere un altro gameplay. Un gioco anch'esso bello, anzi direi che questo mi piace pure di più rispetto all'ultimo che abbiamo visto. Il gioco in questione è Castle Crashers. Allora, io già ho iniziato, ho giocato questa partita, però lo rifaccio da capo, insomma, per farvelo vedere meglio. Quindi partita locale, e ci sono tre modalità che possiamo scegliere, ovvero indietro barbari, e quello è diciamo una specie di scacchi puzzle, ma non mi piace molto. Arena, che praticamente siamo lì dentro e continuano a venire nemici a raffica, o Castle Crusher, la modalità storia, ed è proprio quello che andrò a fare, la modalità storia. Abbiamo la possibilità di scegliere diversi personaggi. Io solitamente prendo quello verde, mi piace di più, anche perché verde è uno dei miei colori preferiti, tra l'altro, e ogni personaggio ha le sue potenzialità. Beh, come vedete io già ho fatto qualcosa, ma direi che torno all'inizio del gioco direttamente, così andiamo a vedere tutti come inizia. E inizia proprio così. Ed ecco qua. È davvero un bel titolo, un bel titolo. E anche questo, come l'altro, bisogna giocarlo in arcade, perché è uno di quei giochi che si gioca in arcade. Più avanti si va, più diventa difficile. Ah, basta. Che è una serie di combo. E qui rapisco le principesse, le quattro principesse, e bisogna andarle a recuperarli. Ora, io non è che sono arrivato davvero lontano in questo titolo, perché poi diventa veramente impegnativo. E come diciamo solito in questi giochi arcade, al game over faccio game over, insomma non è che ricomincio da capo, anche se la partita viene salvata. Comunque è solo per mostrarvi il titolo, che è un bel titolo, è un bel titolo. È più bello giocarlo in compagnia di amici, ovviamente, piuttosto che giocarlo in single player, cioè da solo. È bello giocare in compagnia a questo titolo, anche se io sono più da single player che multiplayer, però questi titoli, una mano d'aiuto è sempre buon accetto. Mannaggia. Oh, un diamante. Ah, che... Livello 7, perché io già ho fatto un bel po'. Ok. Ah no. Aumentiamo un po' quella che è l'energia. E tiriamo avanti. Ancora vivo, no? Gli ho salvato la vita. Queste combo così in alto è facile, basta semplicemente saltare e premere tastazione continuamente e fare una sorta di combo. Sono tre tasti, salto e il colpo medio, diciamo, è il colpo più forte, ma anche fa anche di presa. Anyway, è un bel titolo, ragazzi, è un bel titolo. Bastardo.
Ok, andiamo avanti ancora. Ah, qua sono troppi. Ma quello mi lancia le cose. Tu lascialo stare, saccheggiatore. Ah. Oh, salute. La salute è importante. Ah, mannaggia, bastardo. Come detto, è abbastanza impegnativo il titolo. Vabbè, più avanti si va, ovviamente diventa sempre più difficile, perché poi i nemici sono più forti. Io cerco di rianimarlo, ma ah, c'è una specie di ariete che rompe un po' le scatole. Ecco che spunta l'ariete. E questo è il primo boss, l'ariete. Se non mi sposto qua mi fanno fuori. Però sono anche aumentato di livello grazie diciamo ai vari tentativi che ho fatto, quindi i colpi sono più forti. Oh, bastardo, dai che t'ho fatto fuori. Mosse potenti, yes, nuova combo. Oh, guarda, nuova combo, ok. Ariete battuto. Quindi il primo boss battuto, ma si va avanti, si va avanti. Il prossimo gameplay che vorrò fare non sarà un arcade, perché c'è un gioco che ho scaricato, che ancora non ho giocato, non ho provato. Tanto per accennarvelo, siccome ho, diciamo, riguardato dopo... dopo un po' di tempo, molto tempo, il film It Clown, che mi piace, ma più che altro mi piacciono quelli nuovi, con Bill, non mi ricordo, ha un cognome un po' troppo difficile da pronunciare, l'attore che interpreta Penny the Clown, interpreta il ruolo del clown, e ho visto Chapter 2, il secondo capitolo di The Clown, di It, proprio due o tre giorni fa, e benché l'avevo già visto nel 2019 questo film, è bello, mi piace, il primo e il secondo mi è piaciuto molto. Allora, volevo cercare un gioco che, diciamo, sia in qualche modo renda un po' omaggio a film, e l'unico gioco che sono riuscito a trovare, e poi non è solo l'unico, perché c'è questo, poi c'è il secondo e il terzo capitolo, ma io ho scaricato solamente il primo e non vi svelo il titolo del gioco, non ve lo svelo affatto, ma vi dico che ne ho trovato uno che può essere, diciamo, onora in qualche modo il film. E la cosa interessante è un horror in prima persona dedicato proprio a It, il pagliaccio, diciamo, a Clown, e sarà il prossimo gameplay che vorrei fare, e vediamo di portarlo, vorrei portarlo a compimento, proprio quello, completarlo, come un po' come ho fatto con The Evil Within, completare il titolo. Qui, in questo, dove arriva Game Over, arriva Game Over. Ok, le ragazze sono lì incatenate, e vediamo, qui c'è un altro boss. Ok, ancora più grosso questo. Come batto questo qua io?
Usci. Non vedo niente. Ma guarda un po'. No! Ma che bastardo. Ah! E pure l'altro, io vado un po'. Io che ci vado poi. Togliti di mezzo tu. Dio. Se li stanno portando. Ma c'è la miseria, chi ti sta buscando? Quindi no. Che fa? Ma vai via. Oh, ce la posso fare, ce la posso fare. Ce la posso fare, ma no! Bastardo! Oh, ma gli dai! Muori! Ma che... Oh, ci sono andati in pieno. Muori! Dai che hai perso. Yeah, ha perso. Battuto! Oro! Prendiamo tutto l'oro possibile! Yeah! Ho liberato la prima! Ho liberato la prima! E mi ha dato pure il bacio! Ho liberato la prima principe! Oh, so sta pomiciando! So sta... Alla faccia del cavaliere! Ah, hanno finito. Yeah, cosa lunga è. Ok, sbloccato un nuovo personaggio. Ah, perfetto. Ho anche sbloccato un nuovo personaggio. Allora, aumentiamo un pochettino le potenzialità. Andiamo avanti. Io direi invece vado qua. O no, forse vado qua invece. Dai, vado qua. Allora. Allora, ho bisogno di queste reliquie prima di poter salpare. E quindi? E quindi? E niente, quindi devo tornare indietro. Oh, ne ho una, mi servono le altre due. Allora, non posso salpare se non recupero le reliquie. E allora andiamo a combattere di nuovo. Da rimani 83. Ok. 83 perché sono nato nell'83, vabbè, ma si capisce. Oh, che okay, tipo Golden Axe qua. Ma che basta. Voglio io lui. Yeah, tipo Golden Axe. Tipo Golden Axe qui. Ah, troppo bello. Guarda, hanno preso l'altra. Che quello sembra. Sembra cosa? La come si chiama? Il. Oh my god, non mi ricordo. Il nome. Lo sceriffo di Nottingham. Lo sceriffo di Nottingham sembra. Gnam gnam gnam. No. Oh, come on. Dai che bastardo. Oh, alla finisci. Ma guarda un po' come macchiappa questo. Ma tu abbire le forte! Oh, finalmente! Oh, a metà l'ho tagliato. Ok, vabbè, moneta, a me, non importa. Ma ha tolto, quello mi ha tolto un sacco di energia, guarda un po'. Livello 9! Livello 9, si sale di livello, ragazzi, si sale di livello. Madò, che massacro! Questo gioco è più semplice rispetto a Alien Hominid che ho giocato l'altra volta. E quello è bello, ma troppo frenetico, troppo difficile anche. Qui è. Qui è ok. Questo
È un po', mi ricorda moltissimo Golden Axe, questo, diciamo, è uno di quei tanti giochi che sono più semplici da giocare e molto più divertenti, devo essere anche sincero. Mi piace di più rispetto a Alien Hominid, devo dire la verità. Ma morite, morite tutti! Oh, guarda, basta, su schifoso, talialo! Ecco! Ma questo con queste frecce, oh! Ok, c'è energia qua, no? Le hanno prese queste due. Vediamo. Oh, sono a piedi. Che fai? Ti nascondi? T'ho visto, sai. C'è qualcosa. Che è? Che fa? Sta cagando! Ma che è? Boh, non l'ho capita! Non l'ho capita sta cosa! Boh, no, questo anno. Ok. Energia, bene. Bastardo, muori. Ma questo... Ah, lo apre, ok. La mazza, la mazza. Come on! Guarda bene come sono forti questi qua. Questi frecci che mi tirano. Vado a birra, non riesco. Guarda, mi stanno spaccando. Toh, colpo di mazza. La spada l'ho persa, mi sa, completamente. Vabbè, c'ho la mazza, sembra più forte. Che è? Madonna! Scagazzato tutto! Ah, come on! Visitami per avere informazioni sulle armi. Ok, dottoressa. Ma guarda un po'. Sono un po' impegnato. E questo draghetto mi viene dietro. Ok. Che cos'è quello? Boh. Andiamo avanti. Sto facendo davvero tanto in questo titolo. Nemici diversi. Cos'è? No, preferisco quello. Aspetta un attimo, è più forte? What's the difference? Ah, meno uno, no, no, meglio questo, è più forte. Ok, attraversato.
L'osso. Ma mi sa che l'osso è spavento. E si scagazza pure lui. Tutti che si cagano, insomma. Ma che è? Perché? Che ci hanno paura di che cosa? E dammi qua. E sta lavando la roba. Ah. Ecco comincia. Ok. Vuole tire. Io di energia non ne ho tanta, però. Oh yes, energia. Quelli scappano. Chi è? Non mi sembra tanto forte questo qua. Ma paga e vaffanculo. No! Sono troppi qua, li partorisce questi qua. Come on. Livello 10. Yes! Battuto, hai preso pure il pollo. Scappano tutti, cagano, scappano. Ok. Allora, vediamo perché che è? Cos'è l'arca di Noè? Guarda che grosso che è! Oh no. Oh nonna. No! Vabbè, qua io perderò sicuro, perdo. No! Dai! No, niente, non li distruggo, devo saltare. Vabbò. No! Porca miseria, non vedo bene perché è troppo veloce. Devo riuscire a passare. Ma quanto ci vuole? Oddio mio, questa è tutta l'energia qui. Ma lei non l'ammazza questo, no. Devo solo scappare, non c'è niente da fare. Scappiamo. Ok. Ancora. Ah, forse l'ho seminato. L'ho seminato, che culo. Poca energia c'avevo. Ok. Ah, di nuovo. Dai. Oh, come on. Muori. No. Yes, one and die. Muori pure tu. Oh. Ancora. Ok. Un altro ce l'ho. Wow. Ah, guarda! Grazie re, il king! Oddio mio, chi è questo? Che cacchio!
Ah. Ma che basta. Dai, vieni qua, fatti sotto. Ma che maiale. E qua. Ah, non lo prendo. Preso lui. Ah, yeah, l'ha preso in pieno, vai. Ah, che ti sto a battere. Oh, come on. Vieni qua, scappa. Ah, però non funziona così. Vieni qua. Oh, come on. No. Yeah, yeah, yeah. Livello 11. Battuto. 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 Grande. Perfetto. Non hai utilizzato tutti i tuoi punti abilità? Vero? Ne ho un altro. Ah, sì, ok. Salvataggio completato e andiamo il campo di erba alta. Bene, continuiamo la partita. Sto facendo davvero tanto, sto facendo davvero tanto. Io arrivo fino a quando non faccio completamente un game over. Vediamo se riesco pure a completarlo a questo punto. Vediamo, vediamo. Altri nemici, diversi nemici. Ok. Ah. Ma che stronzo. Da, come on. Dai. Non lo vedo. Oh, dai, però. Mi dai a metà. Ok. Oh, un boss. Un boss. Piove pure. Fa la danza della pioggia questo. Oh, forte. Come on. Che? Io non vedo la mazza, questa pioggia e l'erba alta è difficile.
Niente, ho battuto! Visita e avere informazioni sulle armi. E poi ti visito. Oh, ma io qua sono messo male come energia. No, sono morto? Ah. Questo è il gioco, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi, il vostro Danimania è tutto, commentate un po' che cosa ne pensate di questo titolo, lo trovo fantastico. Ciao e alla prossima. Game over.